Andare in onda, pianeta oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Buonasera, sono 19.01, buonasera dalla redazione di Pianeta Oggi TV da Venezia, in studio qui Massimo Bonella, in collegamento Skype da Pordenone, vi preannuncio già, abbiamo Alviano Appi dell'Associazione Culturale Sicomoro, a sua volta in collegamento con il suo ospite che poi ve lo presenterà, vi annuncio che è un ospite molto importante che merita dopo tutta l'attenzione. Noi come sempre iniziamo con le notizie. Non prima di aver salutato a Treviso la regia centrale con l'editore di Radio Science Rosario Moreno, che saluto, e partiamo subito con un fatto gravissimo che è successo nei giorni scorsi, un attentato ad un potente trasmettitore di una emittente radiofonica, una nuova emittente che trasmette in AM da poco praticamente, e con la propria concessione per le trasmissioni in Italia, si chiama Radio Diffusione Europea. Cosa è successo? Che a un dato momento non si sentiva più niente, è stato sabotato il trasmettitore che è collocato sul ripetitore sopra le alture di Trieste. Naturalmente tanta solidarietà da parte di tutti, da parte anche di Pianeta Oggi TV, che si è messa subito a disposizione per diramare il comunicato stampa che adesso andrò a leggere. Naturalmente questo, ripeto, è un fatto gravissimo che è successo. Dopo decenni non si era mai vista una cosa del genere. Dunque, il comunicato è il seguente: Radio Diffusione Europea informa, comunicato importante. In data 22 agosto 2018, Radio Diffusione Europea è stata vittima di un atto di sabotaggio al trasmettitore dei 1584 kHz. Dopo mesi passati a subire attacchi indiscriminati, atti a colpire la credibilità dell'emittente da parte di operatori radiofonici illegali, ora un nuovo tentativo di far tacere una voce libera, non schierata e indipendente dai poteri forti. Una voce che evidentemente fa paura. Se questa è la strada intrapresa per interrompere un progetto sano, professionale e in sicura crescita in termini di ascolti e apprezzamenti a tutti i livelli, avvisiamo che è una strada sbagliata. Siamo al lavoro per individuare con ogni mezzo gli artefici di tale scempio e contemporaneamente ripristinare tecnicamente il sito di trasmissione. Naturalmente la piena solidarietà e anzi anche il saluto, visto che conosco un mio amico, il direttore di Radio Diffusione Europea, Graziano D'Andrea, e devo fare anche un plauso molto forte a tutta l'organizzazione di questo progetto, perché pensate, in giro di pochissimo, questa mattina è stato ripristinato il trasmettitore, quindi portato a piena potenza. Il ripetitore adesso funziona molto bene, ripeto, a piena potenza. La copertura è tutto l'Alto Adriatico, tutta la costa Adriatico a San Marino. Ecco, se la regia scelta questi rumori, sì, un attimo soltanto, Massimo, chiedo scusa, non fate rumori per piacere, siamo in onda. Stavo dicendo, anche perché è una notizia, cioè questa grave che è successa, ripeto, è stato sabotato, c'è stato un attentato di fatto ad una nuova emittente gestita da giovani ragazzi con idee anche molto importanti, molto interessanti. Dunque, dicevo, è stato ripristinato questa mattina, quindi c'è un secondo comunicato stampa che anche noi a sua volta abbiamo portato taglio primo nella nostra testata, che dice questo: è stata riattivata la piena potenza sul trasmettitore dei 1584 kHz. Si conclude così una settimana difficile per RDE, Radio Diffusione Europea. Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicini e ci hanno supportato in tutti i modi. Ed ora veniamo alle altre notizie.
Proseguono gli eventi sismici in Indonesia, siamo all'estero. Una scossa di magnitudo 6.2 ha colpito l'area orientale del paese ed è stata registrata dall'Istituto statunitense di Geofisica USGS. Il sisma ha avuto epicentro in mare a circa 100 km a sud-est di Kupang, nella parte indonesiana dell'isola di Timor. E l'ipocentro, lo ricordiamo, a 8 km di profondità. Non è stata lanciata nessuna allerta tsunami. Veniamo adesso alla notizia che praticamente da sempre è in primo piano nei principali notiziari, telegiornali, giornali italiani, e cioè il crollo del ponte a Genova. Un esposto per danno erariale contro gli ex governi che hanno sostenuto la concessione ad Autostrade sarà presentato alla Corte dei Conti entro pochi giorni, lo confermano fonti di governo. Secondo quanto si apprende, il vice premier Di Maio ha già parlato con gli avvocati, secondo i quali ci sono i margini per presentare l'esposto al procuratore generale della Corte dei Conti del Lazio, che è quello competente. È ora che tutti i ministri che hanno autorizzato questa follia paghino di tasca propria, aveva scritto Di Maio sul blog delle Stelle, anticipando di essere pronto alla denuncia. Ancora una notizia triste. Un bambino libanese di 2 anni in viaggio con i genitori è morto su un aereo Alitalia che era partito da Beirut diretto a Roma. Il volo è stato dirottato stamattina a Bari per l'emergenza. I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente dopo l'atterraggio, ma non hanno potuto che constatare il decesso del piccolo. Sulle cause della morte sono in corso accertamenti. 19.07, linea che passa adesso a Pordenone, a Diano Appi, collegato via Skype con la regia centrale in Treviso, Radio Science, per la presentazione e quindi anche l'intervista dell'ospite, che ripeto è un ospite molto importante. Vi auguro quindi un buon ascolto, quindi da Venezia, linea a Pordenone. Noi ci risentiamo dopo per eventuali aggiornamenti. Prego, prego Diano. Grazie Massimo, grazie Rosario per la regia e buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera abbiamo il piacere di avere in linea Pier Giorgio Caria, studioso, ricercatore indipendente, premiato documentarista. Tiene conferenze, trasmissioni televisive, radio, su temi che possiamo dire di quelli che vengono definiti temi di frontiera. In realtà, dovremmo trovare una denominazione più consona, comunque su ufologia, presenza extraterrestre, sui cerchi nel grano, civiltà megalitiche, ma anche argomenti di carattere sociale, di spiritualità. E diciamo che ha presentato molti documentari sia sulla Rai, a Mediaset, History Channel, televisioni estere. E vale la pena di ricordare, 6 volte vincitore del primo premio sugli argomenti sopra citati a Logging negli USA. E possiamo dire che i suoi lavori si basano su documenti fotografici, filmati, interviste sul posto, analisi del materiale raccolto con una grandissima serietà. Allora, Pier Giorgio, intanto molte grazie per aver partecipato al nostro invito e buonasera. Grazie a te, Albiano, e a tutti gli amici Massimo e Rosario che collaborano a questo programma. Grazie sempre di permettermi di parlare ai vostri microfoni. Allora, con i nostri ai nostri ascoltatori, volevamo fare una particolare riflessione sui
crop circle sui cerchi nel grano un poco di quest'anno del 2018, perché so che c'è stata veramente una produzione molto ampia. Ma prima ti volevo fare almeno un paio di domande, Pier Giorgio. Prego, sì. Innanzitutto, questi cerchi che nelle tue conferenze tu dici sono pittogrammi, sono dei simboli. Come sì. mai c'è l'uso dei simboli? Ma il simbolo al piano attinge intanto da molti bacini della nostra conoscenza, quindi abbiamo il simbolo matematico, il simbolo geometrico, abbiamo il simbolo storico o etnico, se vogliamo così chiamarlo, che appartiene alle nostre antiche civiltà, quindi egiziani piuttosto che sumeri, piuttosto che altri, maya, eccetera. E il simbolo è universale, quindi non è una lingua che si possa identificare specificamente con una sola razza o con una sola cultura. Il simbolo parla a tutto il mondo. Se io vedo un cartello stradale qui in Italia, poi lo ritroverò negli Stati Uniti e lo ritroverò più o meno simile da altre parti del mondo. Quindi il simbolo è una forma istantanea di comunicazione, per cui questi esseri che si rivolgono a tutta l'umanità usano il simbolo, diciamo, quando affrontano le tematiche spirituali. Seppur riscontriamo nella storia dei cerchi nel grano simbologie provenienti da vari ambiti religiosi o spirituali, se vogliamo usare questo termine, persino quelli degli indiani d'America, nell'ultima fase, diciamo negli ultimi anni, si è soprattutto intensificata la simbologia che è legata alla cultura cristiana, quindi alla scrittura biblica, perché, come tante volte io ho spiegato nelle trasmissioni, nei miei articoli, nelle conferenze che tengo un po' dappertutto, siamo nel tempo del compimento profetico dell'Apocalisse, quindi la seconda venuta di Cristo non riguarda solo i cristiani e le varie confessioni che oggi abbiamo all'interno del cattolicesimo, ma riguarda tutto il mondo, perché quando Cristo si manifesta indistintamente per tutti i gruppi religiosi, perché Cristo non viene a giudicare i nostri credo religiosi, Cristo viene a giudicare le nostre opere, quello che noi abbiamo fatto, per cui quello che noi abbiamo fatto riguarda tutta l'umanità, perché tutti viviamo su questo pianeta, tutti ne facciamo parte, tutti condividiamo questa casa comune cosmica, quindi la seconda venuta di Cristo di fatto riguarda tutto il mondo. E per chi ha appena fatto un minimo di ricerca in questo ambito sa benissimo che un po' in tutte le religioni si attende il ritorno di un avatar, di un grande essere divino che ponga fine alla miseria, all'ingiustizia e alla sofferenza del mondo. Quindi noi che siamo cristiani siamo quelli più fortunati, perché il Salvatore è colui a cui noi facciamo riferimento come figura spirituale. Per cui, siccome l'avatar Cristo riguarda tutto il mondo, i cerchi nel grano, che nell'ultimo circa decennio hanno amplificato la tematica simbologica religiosa cristiana, proprio perché appunto siamo nel tempo del compimento di questa grande profezia, e questi segni, queste simbologie, sono uno dei tanti segni di cui si parla nella Bibbia, che ci sarebbero stati nel tempo in cui era imminente la seconda manifestazione di Gesù. Manifestazione sì. fisica, non come sostengono molti, la coscienza cristica dell'uomo. Hanno ragione quando dicono che è la coscienza cristica dell'uomo, quindi si deve manifestare, quindi l'uomo deve realizzare la coscienza cristica in sé. Ma una volta che l'uomo o un numero sufficiente di uomini, esseri umani, uomini e donne, hanno realizzato la coscienza cristica in sé, ecco che viene Cristo a instaurare il regno, perché coloro che hanno realizzato la coscienza cristica non nei credo religiosi, ma con le azioni della loro vita, saranno i cittadini di questo regno che Cristo instaurerà sulla terra. Quindi il simbolo per questo motivo, perché parla a tutta l'umanità.
Sì, visto che mi hai dato questo suggerimento, approfondirei un attimo questo concetto, perché mi sembra di ricordare che i tipi di cerchi sono stati innumerevoli nel tempo, eccetera, ma in alcune conferenze tu ricordavi che forse nel 2010 c'era stato proprio un cambio nel messaggio, nell'intensità di questi esseri. Cos'era successo nei campi di grano in quel periodo? Ma quello che è successo, Alviano, è che esattamente ti ricordi bene, nell'anno 2010 praticamente in Inghilterra compaiono due particolari cerchi nel grano, il 30 luglio esattamente, che compaiono ai lati dell'autostrada M4 nel Berkshire in Inghilterra. E praticamente questi due cerchi nel grano, o cosiddetti cerchi nel grano, ma diciamo un termine più appropriato è pittogrammi, praticamente o agrogrammi anche detti, quindi figure nei campi, erano stati manifestati con una tecnica che non aveva niente a che vedere con il simbolo. Era una tecnica che ricalca un po' il vecchio modo con cui si imprimevano le foto in bianco e nero sui quotidiani. Se tu ricordi, Alviano, prima le foto erano formate da puntini neri più o meno distanti, e dal chiaroscuro emergeva la foto. Ecco, la tecnica è questa, che era qualcosa di cui si aveva un riscontro solo qualche anno prima, che era comparso un cerchio nel grano sempre in Inghilterra. Con questa tecnica puntiforme che mostrava un altro volto, quindi diciamo sempre relativo a un volto. E questi due cerchi nel grano, comparsi il 30 luglio del 2010, non erano facilmente decifrabili che cosa volessero manifestare, anche perché essendo proprio dei cerchi, quindi circolari, perché anche che li chiamiamo cerchi nel grano, poi la varietà geometrica di questi pittogrammi è varia, esagoni, pentagoni, forme simboliche, eccetera. Invece questi erano due cerchi perfetti, quindi circolari, quindi non c'era un alto, un basso, un destra, un sinistra, li si poteva guardare da qualsiasi angolazione, quindi non era facile comprendere cosa simboleggiassero, fino a che dopo alcuni giorni di ricerca, di tentativi, uno studioso inglese ha l'idea quella giusta. E praticamente sovrappone i due cerchi nel grano, mettendo il cerchio nel grano, quello più a nord, girato in forma speculare, sovrapposto al cerchio nel grano, più a sud, praticamente. E questo realizza finalmente l'enigma. Cioè, trova la soluzione dell'enigma perché i due diagrammi, le due figure sovrapposte, di fatto creano, con quella forma che ho spiegato, il volto del Cristo sindonico. Però non è tanto il volto del Cristo sindonico quello che noi vediamo, rappresentato nel Sacro Telo che si trova a Torino, ma in realtà è il volto sindonico che ha ricreato la NASA elaborando il volto della Sindone. Quindi il volto elaborato dalla NASA è un volto di un Cristo vivo con gli occhi aperti, e quindi in qualche modo praticamente già il simbolo del cerchio nel grano è che Cristo è vivo, quindi che sta per tornare. E quindi in questo caso non abbiamo avuto un cerchio nel grano in cui apparisse un simbolo, c'era un volto che, ovviamente, essendo il volto di Cristo, è il più emblematico che si potesse immaginare come messaggio. E siccome la cosa era eclatante, nel momento che io scopro questo, chiamo quel personaggio che tu conosci, con cui collaboro sin dall'inizio della sua esperienza, che è Giorgio Bongiovanni, che è stigmatizzato. Quindi lo chiamo per avvisarlo che era accaduto questo fatto straordinario in Inghilterra. E dal tono della sua voce, lo chiamo al telefono, io in quel momento mi trovavo in studio, stavo montando un documentario. Dal tono della sua voce comprendo che sta per entrare in quella particolare condizione che precede
la sanguinazione, cioè questi segni che lui porta nel corpo periodicamente, periodicamente intendo dire nell'arco di pochi giorni, certo. Queste ferite si aprono, incominciano a sanguinare spontaneamente, poi spontaneamente si richiudono, il fenomeno dura circa più o meno un paio d'ore. È una cosa straordinaria, anche perché Giorgio Bongiovanni è tanti anni che è diabetico, quindi in un diabetico ferite così estese è impossibile che si rimarginino, o meglio che il sangue coagoli in un tempo così breve. Io a volte vedo Giorgio che ha anche delle piccole ferite che gli rimangono fastidiosamente attive anche per settimane, quindi ferite estese come quelle che porta nelle mani, piedi e costato, io sul suo corpo non ne ho mai viste nell'arco di 30 anni che lo conosco, eppure queste ferite misteriosamente il sangue si coagula nell'arco di un paio d'ore. E quindi non arrivo a spiegargli tutto quello che gli volevo dire, non lo voglio disturbare perché so benissimo che è un momento molto particolare quello della sanguinazione, gli dico: guarda, non ti preoccupare, ci sentiamo dopo. Invece poi, preso dalla concentrazione del montaggio, mi dimentico del fatto, cioè che dovevo richiamare Giorgio per raccontargli appunto di quanto era accaduto, ma avevo fatto in tempo a dirgli che era comparso il volto di Gesù sui campi di grano, ma volevo anche spiegargli altre cose. Invece dopo 2 ore mi richiama lui al telefono e mi dice: guarda, dice, durante la sanguinazione ho ricevuto un messaggio dagli esseri di luce con cui Giorgio è in contatto, quindi non solo, diciamo così, Cristo, la Santissima Vergine, ma anche quelli che noi abbiamo chiamato angeli, o perlomeno che chiamiamo angeli nelle scritture sacre. E questi esseri gli danno un messaggio. Giorgio mi dice: mi hanno dato un messaggio proprio su quei due cerchi nel grano di cui mi stavi parlando. La cosa a me ovviamente stupisce parecchio, non che io non sapessi già di questa connessione che vi è tra l'esperienza di Giorgio come stigmatizzato e contattista e questi esseri, però sai, ritrovarti coinvolto in una apparizione appena accaduta di cerchi nel grano, e Giorgio mi legge al telefono il messaggio, gli esseri dicono: siamo noi che l'abbiamo fatto. Quindi sai, una triangolazione un po' particolare: i cerchi nel grano in Inghilterra, un ricercatore che ero io in Italia e uno stigmatizzato contattista che in Italia, coinvolti da questo straordinario evento. Per cui quando Giorgio mi legge il messaggio, praticamente ci rimango, perché il messaggio è alquanto interessante, e c'è una frase che mi colpisce tantissimo, che è una profezia su quello che loro avrebbero fatto da lì a poco. Infatti dicono, leggo testualmente: vogliamo ricordarvi che il discorso e il messaggio che in tutti questi anni abbiamo lanciato anche attraverso il fenomeno dei pittogrammi subisce per evoluzione naturale un passaggio da immagine cosmico-scientifica a immagine mistico-spirituale, ciò per porre in evidenza alle vostre coscienze che questo è il tempo che annuncia la venuta di Cristo sulla terra. Ora, la frase, il fenomeno dei pittogrammi subisce per evoluzione naturale il passaggio da immagine cosmico-scientifica a immagine mistico-spirituale, significa, nel loro linguaggio, che da partire da quel cerchio nel grano si sarebbero intensificate le figure simboliche strettamente relazionate all'annuncio biblico messianico del secondo avvento di Gesù. Quindi per un ricercatore come me, assolutamente una ghiotta occasione per, diciamo così, verificare sul campo, vediamo se è vero, se era vero che uno stigmatizzato in Italia realmente è contattato dagli stessi esseri che praticamente fanno i cerchi nel grano. Quindi ho detto: va bene, allora se questo messaggio è vero, ho solo da aspettare, perché se non è una menzogna questo messaggio che Bongiovanni mi ha letto, praticamente in Inghilterra il prossimo cerchio nel grano che apparirà dovrà essere un cerchio nel grano a carattere sacro.
il che si compie con mia grandissima anche sorpresa, non che, ribadisco, io non fossi certo e consapevole di questo intimo legame, però sai, essere involucrati così direttamente in prima persona in questi eventi è comunque umanamente una cosa che non è che ti lascia indifferente. Infatti la settimana dopo compare in Inghilterra un cerchio nel grano che è assolutamente un simbolo, o il massimo simbolo cristiano che noi conosciamo, che è il calice della comunione, il calice con l'ostia. Quindi il 13 agosto 2010, quindi a distanza di circa, quindi abbiamo detto da luglio, adesso rivedo la data, scusa Alviano, da luglio il successivo cerchio nel grano che compare pochi giorni dopo, e questo calice questo calice con l'ostia, quindi assolutamente, quindi 30 luglio, 13 agosto, praticamente due settimane dopo il primo cerchio nel grano che compare è un cerchio nel grano che è un simbolo, il massimo simbolo cristiano, quindi il calice con l'ostia. Il pittogramma, io ho scritto degli articoli che si trovano nel sito di Giorgio Bongiovanni, ho scritto degli articoli per decodificare tutto il simbolismo che vi è in queste straordinarie figure, in particolare nel calice. Invece torniamo alla figura simbolica, perché il calice nella sua espressione grafica contiene in sé il candelabro a sette braccia della cultura ebraica, contiene inoltre un altro simbolo antichissimo risalente alle antiche culture del nostro mondo, che è il simbolo che noi chiamiamo unione tra cielo e terra. È un simbolo che si trova graffito anche nelle rocce dove ci sono stati antichi insediamenti umani. È il simbolo unione tra cielo e terra all'interno della figura del calice, dove la base del calice è il cerchio che rappresenta la terra, la parte alta del calice, quindi l'ostia, è la parte che simboleggia il sole, quindi il logos solare cristico, quindi anche il Cristo cosmico. Quindi il simbolismo che questo pittogramma manifesta è l'unione tra il cielo e la terra, quindi tra noi e gli esseri extraterrestri, è possibile solo attraverso la comunione cristica. Ma non significa che noi dobbiamo andare in chiesa e prendere l'ostia da un prete, quello è un simbolo. La comunione cristica indica la messa in opera nella vita di ciascuno di noi i valori etici che Cristo ci ha lasciato, soprattutto ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi l'unione tra cielo e terra è possibile solo tra gli umani che vivono secondo la logica dell'ama il prossimo tuo. Dell'amore, certo. Quindi, certo. Questa è l'origine, Alviano, che volevi, che mi hai chiesto di ricordare. Interessantissimo. Un evento straordinario, e devo dire, siccome siamo nel 2010, quando sono accaduti questi fatti, 30 luglio, 13 agosto, oggi siamo nel 2018, ormai a fine stagione dei cerchi nel grano, quindi sono passati 8 anni ormai, e devo dire che assolutamente quanto anticipato in quel messaggio dato a Giorgio Bongiovanni nel 2010 è assolutamente diventato un fatto operativo nella simbologia dei cerchi nel grano. Infatti anche quest'anno, o forse meglio dire, quest'anno è stata la stagione più intensa di simboli a carattere messianico, biblico messianico, che abbiamo avuto negli ultimi 8 anni. Veramente una stagione ricchissima, le cui simbologie possono essere tutte ricondotte a quelle profezie sia del libro dell'Apocalisse di Giovanni, ma anche dell'Antico Testamento, che annunciano l'imminenza della seconda venuta di Cristo sulla terra. Ecco, è un peccato che non abbiamo la possibilità contemporaneamente di vedere, oltre che ad ascoltare la tua voce. Ma però, comunque non è un problema, Alviano, perché se i radioascoltatori vanno sul sito di Giorgio Bongiovanni, sulla destra della home page del sito di Giorgio, scorrono verso il basso, e c'è la sezione Le inchieste del ricercatore Pier Giorgio Caria, e lì trovate tutti i miei articoli. Oppure se andate sul menu
delle varie sezioni del sito, cercate su messaggi, sono catalogati anno per anno, basta cliccare 2018 e all'interno della lista troverete questi articoli, perché bontà loro, gli extraterrestri hanno voluto sottolineare questi miei articoli con dei loro commenti e delle loro, diciamo così, indicazioni in relazione a ciò che io avevo scritto. Quindi per questo motivo sono stati anche inseriti non solo nella sezione dei miei articoli, ma anche nella sezione dei messaggi. Quindi essendo io un documentarista, per quanto adesso è da un po' che non lavoro più con le televisioni, ma riesco, sono discretamente capace anche di usare i programmi di grafica come Photoshop, quindi all'interno di questi articoli vi sono tutte le immagini esplicative simbolo per simbolo, per rendere più chiara poi la decodificazione di questi cerchi nel grano. Devo dire, Alviano, se posso aggiungere una cosa, sì, che da quando io iniziai a studiare il fenomeno, ti sto parlando delle sue origini, diciamo delle sue origini in termini di quella che è stata la trasformazione del fenomeno da semplice cerchio, semplicissimo, poi a simbolo che portava un messaggio, cambiamento che è stato nel 1990, quindi io quasi da subito ho cominciato a studiare il fenomeno, ma all'inizio devo dirti che io di questi simboli non ci capivo nulla, cioè mi erano del tutto ignoti, era impossibile che io riuscissi a decodificare, però pian piano con lo studio oggi forse credo di essere uno dei pochi ricercatori che riesce a estrarre il profondo significato profetico messianico da queste simbologie. Quindi sei devo entrato riconoscere nella sensibilità, diciamo. Sì, devo riconoscere che c'è stata una trasformazione anche inaspettata, Alviano, da parte mia. Oggi riesco con relativa facilità a entrare nella simbologia del cerchio nel grano e a estrarne i profondi significati che in esso sono contenuti. Questo fatto, devo dirti la verità, forse è la prima volta che lo dico pubblicamente in un programma radio, hanno stupito anche me. Cioè, non immaginavo io, quando ancora abbastanza giovane seguivo Comano Scolaretto, Michael Heseman, l'ingegner Colin Andrews o altri ricercatori che ho conosciuto nell'arco di questi 30 anni, non avrei mai immaginato di poter nel futuro essere uno di quelli che in qualche modo, a cui veniva data una chiave. Esatto, in qualche modo trovava una chiave interpretativa così particolare e anche così forse complessa, tutto sommato. Certo, senti, di questi del 2018 ce n'è qualcuno che ti ha colpito, di cui ci guarda, puoi dire sono tutti molto belli. Ne sceglierei, è veramente difficile. Non lo so, il primo mi è piaciuto tantissimo, l'articolo è abbastanza lungo, è una figura che è formata da un cerchio che nel suo perimetro, nella sua circonferenza esterna, presenta un disegno a greca, nel centro è presente una grande stella a sette punte e poi sulla periferia esterna della circonferenza del cerchio sono presenti sette piccoli cerchietti. Quindi studiando la figura alla fine sono riuscito, anche grazie, a volte non è che faccio tutto da solo, mi avvalgo ovviamente anche del lavoro di altri ricercatori nazionali e internazionali, comunque alla fine il cerchio nel grano rappresenta i sette angeli. I sette angeli sono una figura assolutamente pregnante nel libro dell'Apocalisse, e quindi praticamente abbiamo, cioè più che sette, non solo i sette angeli, ma il numero sette, abbiamo il settimo sigillo, i sette angeli, quindi sette sigilli, sette angeli, le sette trombe, le sette piaghe, eccetera eccetera. Quindi è un riferimento a quei passi biblici nel quale si parla di queste cose, quindi come se ci suggerissero che siamo in quel momento, cioè esatto, nell'Apocalisse. Sì, genericamente il cerchio nel grano, Alviano, ascoltatori cari, il cerchio nel grano indica il momento presente e il prossimo futuro.
Quindi ti sta dicendo: siamo qui, sta per accadere questo. Per cui, se noi andiamo ad esempio alle sette trombe, praticamente cerchiamo all'interno delle sette trombe una delle parti profetiche che abbiano qualche attinenza con lo scenario geopolitico attuale, ricordando comunque che la profezia si legge su vari livelli, ma uno dei livelli certamente è la situazione del mondo. E all'interno delle sette trombe che annunciano le punizioni all'umanità, o meglio gli effetti catastrofici generati dalle errate scelte dell'umanità, e troviamo ad esempio che all'interno delle sette trombe c'è il passo in Apocalisse 9, dove il sesto angelo suona la sesta tromba, e praticamente in questi versetti praticamente c'è questa frase enigmatica che dice: sciogli i quattro angeli incatenati sul gran fiume Eufrate, e continua ancora: furono sciolti i quattro angeli pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno per sterminare un terzo dell'umanità, eccetera eccetera. Invito le persone che volessero approfondire a leggere questo mio articolo. E praticamente io mi sono chiesto: ma chi sono i sette angeli incatenati al fiume Eufrate? Il fiume Eufrate è un fiume che sta in Medio Oriente, e praticamente è un fiume che bagna la Siria, e come ben sappiamo negli ultimi anni la Siria è stato in Medio Oriente il teatro più drammatico tra le guerre che si combattono nel mondo, teatro dove dopo tanti anni abbiamo visto contrapporsi grandi potenze mondiali come la Russia, l'Europa e gli Stati Uniti. E andando a vedere il grande fiume Eufrate, dove dice che vi sono quattro angeli incatenati che devono essere liberati, mi rendo conto che il fiume Eufrate bagna quattro stati, che sono l'Iran, l'Iraq, la Siria e la Turchia, che guarda caso sono tra i maggiori protagonisti dello scenario siriano. Quindi dico: il cerchio nel grano mi sta dicendo: guarda lì, cioè quello è quello che sta accadere, riguarda lo scenario della Siria. E io so da altre profezie, tipo non solo bibliche ma anche ad esempio di Nostradamus, che l'Iran è l'ira di Dio, cioè nel momento in cui l'Iran verrà attaccato, quella sarà la scintilla che porterà l'umanità nel terzo conflitto mondiale, che purtroppo diventerà anche nucleare. Quindi il cerchio nel grano. Sì, scusa, giusto per ricordare a chi ci ascolta, diciamo che le scelte dell'attuale presidenza USA sta facendo dei passi indietro rispetto a quegli accordi che aveva fatto Obama. Sì. Qualche giorno fa. Un po' di scintille ci sono. Assolutamente, la guerra in Siria sembrava finita con la sconfitta dell'ISIS, ma siccome il territorio siriano è stato spartito dalla Russia, dalla Turchia e dall'Iran, tenendo fuori dalla porta sia gli americani che gli europei, ovviamente a questi personaggi questa storia non gli sta bene, perché comunque in Medio Oriente loro non sopportano, soprattutto Israele non sopporta che sappiamo essere il padrone che tiene al guinzaglio la potenza americana. Israele non sopporta la presenza delle truppe iraniane in territorio siriano, cioè praticamente a ridosso delle sue frontiere. Quindi sta Netanyahu facendo di tutto di più per riaccendere il conflitto. Infatti Bolton qualche giorno fa ha detto che temono in Siria un attacco chimico al popolo da parte di Assad. Ora, che interesse ha Assad di attaccare con armi chimiche il popolo, visto che ha vinto la guerra? Non c'ha nessun interesse. Ecco quindi che pochi giorni dopo il consigliere militare russo Konashenko, mi sembra si chiami, ha detto: abbiamo già individuato con i nostri servizi lo spostamento di armi chimiche nella zona in una zona per evidentemente
conflitto, ecco. Altri con gli europei, perché hanno, in Russia hanno detto che vi sono anche consiglieri militari inglesi, faranno un falso attentato per accusare Assad dell'uso di armi chimiche e quindi poter riaccendere il conflitto. Ovviamente questi discorsi, Alviano, li sentiamo solo noi, quattro gatti, la cosa è stata denunciata da Giulietto Chiesa attraverso Pandora TV, ma alla fine siamo un'esigua minoranza rispetto all'audience televisiva, che sarà nuovamente manipolata e gabbata dalle menzogne del mainstream, che dirà che Assad è un assassino, che Assad bisogna farlo scomparire, che la Russia e Putin sono dei criminali che difendono un delinquente che uccide il proprio popolo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, le classiche menzogne che sono costantemente usate per far accettare alla gente lo scoppio di una guerra e mascherare il fatto che in realtà i criminali sono loro. Quindi io temo in questi giorni uno scenario di questo tipo, e temo anche a breve scadenza un riaccendersi ancora più acuto delle crisi internazionali, perché sappiamo che a ottobre vi saranno delle imponenti esercitazioni militari a ridosso dei confini russi e a ridosso dei confini cinesi. Ricordo anche che nel documento pubblicato a settembre del 2012 dal Project for the New American Century, dove c'erano Rumsfeld, Cheney, Bush, eccetera, ricordo che praticamente in questo documento, ribadisco, pubblicato a settembre del 2012, si annunciava che la Cina doveva essere fermata entro il 2017. Ovviamente fermare la Cina vuol dire guerra, e fermare la Cina perché dopo il 2017 sarebbe diventata praticamente la maggiore potenza mondiale, sia soprattutto in termini economici, abbattendo l'impero americano, l'impero economico del dollaro, e questo ovviamente gli americani non lo accettano. E quindi le cose sono poi andate in ritardo, perché nello scenario internazionale è riapparso un protagonista che tutti davano per spacciato, che è la Russia, che invece con Putin risorge. Non solo risorge, si presenta durante la guerra in Siria con armi sofisticatissime, molto più avanzate di quelle occidentali, seppur l'arsenale occidentale americano sia in termini quantitativi ancora molto superiore. Però ricordo anche che la Russia a tutt'oggi possiede nel suo arsenale militare più bombe a nucleare di quante ne possieda l'America, e quindi stiamo andando incontro verso uno scenario veramente devastante, apocalittico, appunto. Apocalittico, per quanto apocalisse in realtà significhi la rivelazione, sì. Ma se vogliamo rimanere nel campo prettamente geopolitico, c'è anche la rivelazione del grande inganno di coloro che fino ad oggi si sono vestiti e adornati con la corona dei campioni della democrazia, e invece fino ad oggi sono stati solo degli efferati criminali che hanno causato nel mondo morte e distruzione, e noi purtroppo una volta di più siamo alleati con la parte sbagliata. Durante la guerra mondiale con Hitler, che era il criminale dell'epoca, mo con gli Stati Uniti che sono i criminali del nuovo tempo. Quindi noi italiani non ne azzecchiamo mai una. Stiamo è sempre interessante con capire, peggio. Scusa Pier, come da un cerchio nel grano siamo arrivati a fare un'analisi, una riflessione di questo tipo. Ce n'è un altro che potresti dirci molto molto interessante? Beh, questo ovviamente adesso fare una lezione di Bibbia, però dal cerchio nel grano poi ci sono tanti riferimenti, quindi ci sono i sette angeli, poi ci sono le sette trombe, poi ci sono le sette piaghe, quindi bisogna andare a vedere diciamo tutte queste sezioni della Bibbia per capire il legame che le unisce. Ma vi garantisco, poi lo leggerete nell'articolo, che praticamente i legami sono ben chiarissimi. Vi sono anche, diciamo, delle sottigliezze. Ad esempio, vi sono degli elementi grafici in questo cerchio nel grano che formano le due ali di ciascun angelo. Se andiamo a considerare questi elementi grafici, sono 14 elementi grafici. Curiosamente, il 14 maggio del 2018
gli Stati Uniti hanno riaperto l'ambasciata in Israele. Quindi la riapertura dell'ambasciata in Israele si ricolloca di nuovo nello scenario medio orientale, e quindi un ulteriore dettaglio che sancisce questo aggravamento della crisi medio orientale, perché ovviamente l'apertura dell'ambasciata a Gerusalemme ha scatenato enormi proteste, addirittura gli stessi europei come la Germania si sono dissociati condannando questa scelta degli americani, perché va a gettare benzina in una zona del mondo che già di per sé stessa è estremamente precaria e rischiosa. E curiosamente la notte in cui è apparso il cerchio nel grano è esploso il vulcano del fuoco in Guatemala. E curiosamente il Guatemala è la seconda nazione al mondo che ha ratificato l'apertura dell'ambasciata americana a Israele. Quindi c'è tutta una concatenazione di segni che ovviamente al profano sembreranno delle follie, ma chi è dentro questi discorsi da decenni sa benissimo che c'è una profonda unione tra fatti umani, tra fatti geopolitici, tra fatti naturali e così via, perché il pianeta, già lo diceva Giordano Bruno 500 anni fa, è un essere senziente che partecipa delle scelte dell'uomo, e quindi gli extraterrestri, che sono esseri estremamente più evoluti di noi, che questa scienza la conoscono bene, quando disegnano i loro pittogrammi ci mettono tutto un compendio di fatti che sono assolutamente relazionati l'uno all'altro. Quindi abbiamo un fatto biblico che sono i sette angeli dell'Apocalisse con le sette trombe, le sette piaghe, eccetera eccetera. Poi abbiamo il numero 14, che è una data, può essere una data, quella data è accaduta a tale cosa che si ricollega a quell'evento lì. Poi c'è un altro particolare: a volte i cerchi nel grano usano inglobare nel simbolismo anche elementi orografici del territorio circostante, e praticamente giusto giusto uno dei sette angeli punta direttamente verso un piccolo promontorio, un piccolo monticello artificiale che sta a qualche 100 metri di distanza dal cerchio nel grano, che è gigantesco, oltre 100 metri di diametro. Ecco, quindi c'è una montagna nella Bibbia. Qual è la montagna la montagna più importante? È il monte Sion. Allora andiamo ad Apocalisse 14, che dice: poi guardai ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion, e insieme i 144.000 persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del padre suo, quindi gli eletti. Quindi abbiamo l'Apocalisse, la parte finale dell'Apocalisse, la grande tribolazione, gli eletti. Quindi c'è tutta una dinamica assolutamente straordinaria, anche complicata indubbiamente, che noi possiamo leggere nei cerchi nel grano, e questi elementi che il pittogramma presenta con grande sorpresa li troviamo collegati a vari livelli. Certo, io spero proprio che più di qualcuno ascolti il suggerimento che tu hai dato prima di andare nel sito di Giorgio e cercare e dopo i riferimenti che tu hai dato. Senti, se volete un riferimento di data, nella sezione messaggi cercate nei messaggi di giugno, c'è un messaggio 10 giugno 2018, cerchi nel grano, un messaggio per l'uomo cosmico, e c'è a seguire del messaggio che tra l'altro è anche interessante. Gli extraterrestri dicono: i cerchi nel grano sono una comunicazione indirizzata agli iniziati, agli scienziati della scienza dello spirito, sottolineo io, che erediteranno la terra con il compito di governare il mondo in pace, fratellanza e giustizia. Gli ignoranti, gli stolti, i potenti arroganti seguaci dei padroni i potenti e arroganti seguaci dei padroni della terra e del principe del vostro mondo non sono ammessi al dialogo, comunicazione, cerchi nel grano tra noi alieni e alcuni iniziati della terra. Quindi questo è il breve commento che un essere che io amo tantissimo, che si chiama Setun Shenar, comunica attraverso Giorgio Bongiovanni. Quindi alla data del 10 giugno 2018 sì, trovate questo messaggio e l'articolo corrispondente. Poi alla data del 2 luglio ce n'è un altro dove io analizzo tre pittogrammi, in questo caso cerchi nel grano, il messaggio cosmico insiste. In questa sezione c'è un cerchio nel grano meraviglioso nella sua semplicità,
che è apparso il 23 giugno, e praticamente abbiamo tre cerchi concentrici, l'uno dentro l'altro, meglio dire, e all'interno del cerchio più piccolo vi è una stella a cinque punte. Ti dirò che all'inizio facevo fatica a comprendere quale fosse il messaggio di questo cerchio nel grano, perché a fronte di una mancanza di simbologia complessiva, per quanto la stella a cinque punte, in questa accezione sapevo che rappresentava le cinque piaghe di Cristo e quindi Cristo stesso, però dicevo, ma che ci vuole dire? Che ci vuole dire questo cerchio nel grano con dentro tutti sti cerchi e nell'ultimo cerchio, il più piccolo, c'è questa stella a cinque punti? E diciamo, ho avuto quella che io chiamo una piccola illuminazione quando nella mia mente si è formata l'immagine del cerchio nel grano che portava sovrapposta il ventre di una donna incinta, al che con questa immagine ho capito tutto. È stata un'esperienza in qualche modo, cioè il cerchio nel grano mi si è rivelato nella mente attraverso questa immagine. Scioccante, non mi era mai capitato che, come sai, come lo sbocciare di un fiore, sì, di una figura di cui non riuscivo a comprenderne il messaggio intimo. Sì, ribadisco, yeah. Questo è l'articolo corrispondente il 2 luglio 2018 nella sezione messaggi del sito giorgiobongiovanni.it. L'ultimo cerchio nel grano invece, appena l'ho visto, ho capito subito che cos'era. È una figura frattale che è la geometria più moderna che è stata scoperta dall'uomo, è recentissima, è quella particolare tipo di geometria e matematica che ci permette oggi di realizzare quelle bellissime grafiche al computer, anche animate, soprattutto lo vediamo nei film, che di fatto sono indistinguibili dalla realtà. Cioè queste cose oggi le possiamo fare solo con la scoperta della geometria e della matematica frattale, grazie allo scienziato di origini polacche Benoit Mandelbrot. E questo cerchio nel grano, che è praticamente è comparso il 7 luglio 2018, è una grandissima stella a cinque punte circondata e che contiene in se stessa tantissime stelle a cinque punte di varie dimensioni e in varie posizioni. E lo schema è assolutamente frattale. Nell'articolo che segue il messaggio del 9 luglio 2018, quindi tre articoli, tre messaggi, stanno fatto l'emplane. meraviglioso, appena l'ho visto ho detto, questo è la potenza e la gloria della seconda venuta di Cristo. Questo cerchio nel grano simboleggia quello. E tra l'altro nell'articolo non l'ho scritto perché non volevo dilungarmi, in quel momento un po' mi è anche sfuggita, c'è un brano del Vangelo che dice: le stelle del cielo caddero sulla terra. Ora, in quel caso il significato stelle non ha il significato astronomico, perché se oggi la scienza moderna ci ha fatto scoprire che le stelle che vediamo in cielo sono dei soli, quindi se i soli dell'universo cadessero sulla Terra l'umanità perirebbe, cioè il pianeta Terra verrebbe spazzato via assieme all'intero sistema solare. Quindi in questo caso la frase biblica per stelle intendiamo i personaggi rilevanti, no? Noi abbiamo stelle del cinema, stelle della cultura, stelle del calcio. Quindi in questo caso le stelle del cielo che cadono sulla Terra sono gli esseri più evoluti dell'universo, quindi i componenti delle civiltà evolutissime che ci stanno visitando. E quindi queste stelle sono le milizie angeliche di Cristo che lo accompagneranno durante la sua seconda manifestazione. Quindi questo pittogramma straordinario, bellissimo, veramente bello, cita anche il capitolo 13 del Vangelo di Marco, che dice proprio: le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno scrollati, che nel Vangelo di Marco è il capitolo 13, ma poi questo passo lo ritroviamo nel sesto sigillo dell'Apocalisse di Giovanni.
Quindi è un cerchio nel grano che chiude un po' la simbologia messianico-biblica di quest'anno, che parla proprio della conclusione del, diciamo, del compimento profetico prima, dell'instaurazione del regno. Allora, Pier, se avevo ancora una domanda, ma siccome questo tema è comunque pieno di risvolti e noi abbiamo raggiunto proprio il photo finish del tempo a nostra disposizione, io intanto ti ringrazio per la consueta capacità di chiarezza di esposizione e il profondo interesse che riesci sempre a suscitare. Invito le persone a seguirti. So che ultimamente, se vuoi dire due parole, hai superato i 10.000 followers. Sì, oggi 12.000. Sì? Oggi mi hanno comunicato che abbiamo superato su YouTube i 12.000 follower. Ecco, allora. Io ti ringrazio moltissimo del tempo che ci hai dedicato, ringrazio gli ascoltatori per la loro attenzione e pensiamo di aver detto cose interessanti e credibili. Se posso esprimere una battuta, Alviano, penso che la maggior parte non ci hanno capito nulla, spero di sbagliarmi. Invito alla lettura dei miei articoli. Andiamo a raccogliere quelli che comunque hanno ricevuto uno stimolo. Grazie della tua presenza, Pier Giorgio, e la linea a Massimo Bonella. Buonasera. Grazie a voi, un caro saluto a tutti. Bene, riprendiamo la linea qui da Pianeta Oggi TV in Venezia, sono 19.57, il tempo giusto per un brevissimo aggiornamento. Ritorniamo al ponte di Genova. Per quanto riguarda, teniamo l'attenzione su quel camion che avete visto rimasto proprio a pochi metri dal baratro, e c'è una novità, c'è l'immagine del camion, dice l'autista, no? Cioè l'autista praticamente si sente persona offesa. Allora, l'immagine del suo camion con la scritta Basco, fermo a pochi passi dal punto dello schianto del ponte Morandi, ha fatto il giro del mondo. Ora il 37enne autotrasportatore di Salerno, ma residente a Genova, sta valutando la possibilità di entrare come persona offesa per i danni patiti dal punto di vista psicologico nell'inchiesta della Procura di Genova sul crollo del Morandi. L'uomo spiega, il suo legale, non ha riportato lesioni fisiche, ma ripercussioni psicologiche. L'uomo, l'autista del camion, spiega al suo legale, non ha riportato lesioni fisiche, ma ripercussioni psicologiche che sono profonde: mancanza di sonno, stress e attacchi di panico. Si sa, dopo un trauma così, e poi anche i giorni a seguire, una persona ne risente. Provate a immaginare, mettetevi nei panni di quel poveraccio, che cosa può aver subito. Bene, vedremo quindi prossimamente gli sviluppi di questa situazione a Genova, una situazione molto grave quello che è successo. Alle 19.58 termina qui Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Restituisco la linea a Treviso, Radio Science, alla regia centrale Rosario Moreno. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi in streaming. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.